guys, eccoci tornati in un nuovissimo episodio di Pokémon Platino. Noterete dalla sidebar che ho spostato in prima linea Staraptor. Perché Staraptor proprio? Semplicissimo, perché volevo usare prepotenza in modo da ridurgli un po' l'attacco. E poi, dato che ha oscuro tuffo e funesto vento, ghigliatina, non sono mosse efficaci su Staraptor. Quindi è un'ottima cosa. Eccolo qui, è arrivato ghigliatina. Vai, iniziamo subito, speriamo sia una cattura abbastanza veloce, signori. E dopodiché, dopo aver mandato Staraptor, avevo pensato a questo piano di mandare Luxray, così da usare un'altra volta prepotenza, e poi da lì colpirlo con Scintilla, sperando di paralizzarlo, signori. Allora, andiamo subito, ecco, iniziamo già malissimo. Dragartigli, non penso lo mandi giù, però un bel po' di danni, è praticamente più di mezza vita, ok. Va male, già andiamo male, vabbè, dai, vai, 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 vai. Miseria, quanti danni, cioè, ma non, vedete, è usato oscuro tuffo adesso, però come potete vedere, non ha effetto su Staraptor, vai. E noi colpiamo nuovamente con aria assalto, signori, più danni riusciamo a infliggergli, meglio è, così abbiamo, dobbiamo utilizzare meno meno turni Luxray. Allora, intanto Staraptor purtroppo va giù. Adesso è il turno di Luxray e andiamo con Scintilla tentando di paralizzarlo. Purtroppo io non ho neanche la MT Tuononda, quindi non posso neanche paralizzarlo attraverso quella MT, capite? Allora, qua sinceramente non mi va di perderlo, quindi direi di mandare Bibarel, così l'attacco di Giratina non ha effetto neanche su di lui perché è di tipo normale. Ok, noi tentiamo di colpirlo. Riusciamo anche a colpirlo con Serf, signori. Mamma mia, che fortuna. Mamma mia. Ovviamente non gli togliamo pochissima vita, però almeno quel danno riusciamo a infliggere. Ok, nuovamente con oscuro tuffo non ha effetto. E noi andiamo nuovamente con Serf, signori. Praticamente scontro epocale tra Bibarel e Giratina. Cioè, veramente è un qualcosa di assurdo. Cioè, veramente non ha effetto. Cioè, almeno si sta sprecando tutti gli oscuri tuffi su Bibarel. Così almeno poi quando mandiamo Luxray non ne ha più. Dovrebbe giocarsi anche qualche funesto vento, così almeno ci eliminiamo. Ok, qua Dragartigli ovviamente me lo manda giù. Però c'è un lato positivo. Oltre a avergli inflitto qualche leggero danno, possiamo, rimandando Luxray, attiviamo per la terza volta prepotenza. Quindi è buono, signori. Riduciamo, in totale abbiamo ridotto di 3 l'attacco finora. Quindi è buono. Proviamo adesso con Scintilla. E nuovamente lui cerca di andare con oscuro tuffo, ovvio. Noi cosa facciamo? E noi questa volta mandiamo Riolu. Se non sbaglio, questo dovrebbe essere il suo ultimo oscuro tuffo, dovrebbe essere, se non sbaglio. Ma comunque, è un altro lato positivo. Abbiamo mandato giù metà squadra. Però almeno rimandiamo Luxray e riduciamo un'altra volta l'attacco di uno. Quindi, signori, stiamo un po' giocando a Switch, però cercate di capire. Voglio evitare di perdere Luxray. Poi anche Funesto Vento, utilizzandolo, può anche aumentargli le statistiche come forza antica. E leva un bel po'. Praticamente mi ha fatto un critical hit e me l'ha mandato giù. Perfetto. Cioè, voleva evitare di perderlo, niente. L'ho dovuto perdere per forza. E adesso mandiamo Rhyhorn, giusto per farmi recuperare Luxray, dai. Allora, revitalizzante. Dai, Luxray. Poverino, signori. Mamma mia, poverello. Dragartigli, che non dovrebbe essere molto efficace su Rhyhorn, se non sbaglio. No, è efficace, non è né super efficace né non molto efficace. È efficace, va bene, dai. Allora, vediamo cosa usa. Funesto vento, va bene. Non va bene, però vabbè, avete capito. Allora, vabbè, va giù purtroppo anche Rhyhorn. Dovrebbe averne in totale, il funesto vento di PP ne dovrebbe avere 10 in totale. Quindi ne ha usati, se non sbaglio, 4, non mi ricordo. Vabbè, forza antica non leva tanto, leva 60 se non sbaglio, però adesso Luxray, se lo paralizza, andiamo benissimo, così poi lo colpiamo a raffica con Morsimo da farlo anche tentennare un po' magari. Vediamo? No, non abbiamo avuto fortuna, signori. Dobbiamo ricolpirlo con Scintilla e vediamo se riusciamo a paralizzarlo. Dobbiamo paralizzarlo, signori, così abbiamo più probabilità di cattura, capite? Per questo cerco di paralizzarlo. Dovremmo utilizzare sfortunatamente una terza scintilla. Vai Luxray, per favore, paralizzalo, ti prego. Almeno ci rendi più facile la cattura, dai. Ti prego.
Dai, 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 dai. Niente, dobbiamo utilizzarla per l'ennesima volta. Mi sa che ha finito gli oscuri tuffi, funesto vento. Però mi sembra strano, dovrebbe avere 10. L'Axe di nuovo, vai con Scintilla adesso, dai. Ti prego, paralizzalo, Perché qua non abbiamo molto tempo. No, niente, praticamente vuol morire l'Axe. Di cosa facciamo noi? Adesso usiamo l'iperpozione, vai. Almeno lo recuperiamo. Tanto si usa Dragartigli, non ce lo manda neanche giù. Dai, guardate qua, recupera tutto. Bravo l'Axray. E qua siamo costretti a usare un'altra volta. Qua Funesto Vento mi sa che ce lo manda giù. Vediamo. No, fortunatamente no. Di nuovo Funesto Vento. E questo forse ce lo manda giù, mi sa. O rimane con un 1-2 PS, ma la vedo dura. No, infatti l'ha mandato giù. E adesso cosa facciamo? Mandiamo ovviamente l'ultimo rimasto, Infernape. Cerchiamo di revitalizzare nuovamente. Perché scelgo sempre l'antiparalisi? Revitalizziamo l'Axray e cerchiamo di colpirlo nuovamente con Scintilla, signori. Perché lo dobbiamo paralizzare. Dobbiamo paralizzarlo per forza in modo da avere più probabilità di cattura. Se poi mandiamo in critico e non lo paralizziamo, fa nulla, cioè non ci possiamo fare nulla. Cerchiamo di catturarlo lo stesso. Avrei dovuto fare. Tuononda purtroppo non me l'ha fatta prendere, altrimenti gliel'avrei fatta prendere, perché è una mossa abbastanza utile su di lui, con lui. Ok, intanto recupero anche Staraptor, così mi serve. Vai, tu usa Dragartigli, sfogati. Sì, sì, fai quello che vuoi. Qua, vabbè, recuperiamo in un altro, va. Recuperiamo anche Raiorn, signore. Intanto noi ci recuperiamo tutto il team. Tu divertiti, si sta sprecando. Perché, sapete perché mi sto contenendo anche a colpirlo? Perché poi finisce tutti i PP delle mosse e gli rimane scontro. Quindi capite che non va bene. Ok, vediamo adesso anche se riusciamo a catturarlo, dai. Ok, Forza Antica mi sa che se le è sparati tutti i colpi. Le cartucce mi sa che se le sparate tutte. E gli aumentano le statistiche. Tutte le statistiche. È buono perché almeno la difesa aumenta e quindi gli leviamo meno danni. Adesso io ricolpisco nuovamente con Scintille. Ci riprovo. Purtroppo per l'ultima volta, perché poi lo mandiamo in critico e se usa scontro siamo fregati. Perché appunto poi ci ammazza. Ok, allora riproviamo l'ultima scintilla del gioco, della missione. Poi vediamo come va, dai. Vediamo. Ok, intanto non ci leva molto. Vediamo intanto se riusciamo a paralizzarlo con quest'ultima disperata scintilla. Vediamo. Yes! Yes, paralizzato, yes. Adesso andiamo con la Ultra Ball, vai! Andiamo alla cattura, vai! Dai. No, nemmeno un giro. Nemmeno un giro! È paralizzato e non può colpire, yes. Andiamo nuovamente con la Ultra Ball, dai. Abbiamo anche una Scuro Ball. Se dopo 5 Ultra Ball non va, usiamo la Scuro Ball, signori. Proprio neanche un giro, si spreca proprio il Giratina. Dobbiamo resistere perché poi, vi ripeto, ha scontro e ci fa male. Cioè, si fa male più che altro. Se si fa male son cavoli amari, purtroppo, signori. Perché poi non possiamo più catturarlo, vedete? Purtroppo è in giallo e non possiamo farci nulla adesso. Dobbiamo fargli sprecare tutti i pp delle mosse e poi quando userà il suo ultimo scontro, perché poi sarà l'ultimo scontro che userà, perché poi sicuramente andrà in critico, critico, critico. Quindi avremo una sola chance, mi sa. Uno? Uno. Vabbè, è già aumentato da 0 a 1. Buono, dai, almeno. È aumentato a 1, dai. Almeno non è male. Ok. Allora, direi di provare con la Scuro Ball, signori. No, dove vai? Scuro Ball, dov'è? Eccola qui, l'unica Scuro Ball che abbiamo. Poi sarebbe figo averlo nella Scuro Ball, lui. Ci sta benissimo nella Scuro Ball, dai. Neanche un giro, va bene. 2, 3. Yes, signori! Catturato Giratina! Yes! Yes, finalmente! E vai! Finalmente si è unito al team anche Giratina. Pokémon Ribelle, ci ha fatto dannare un bel po'. 650 kg, altro 6 metri e 90, praticamente quasi 7 metri. È stato bandito per la sua violenza. Osserva il vecchio mondo in silenzio dal mondo distorto. Perfetto, mamma mia, signori. Finalmente, catturato anche Giratina. Perfetto. Ok, adesso possiamo ritornare nel nostro mondo. Sembra che Giratina abbia capito. Quel Pokémon scuro è stato catturato. Sì, l'ho catturato io. Significa che questo mondo irrazionale continuerà a esistere. Vuol dire che non ho alcuna possibilità di crearne uno nuovo? Anche se costruissi delle altre rosso catene, non ce la farei. Perché? Cosa ti spinge a proteggere i due mondi? Che lo spirito, una cosa vaga e incompleta, ti stia così a cuore. I luoghi dove nasciamo, la nostra vita, le lingue che parliamo. Siamo tutti diversi l'uno dall'altro, ma la presenza dei Pokémon ci unisce.
Dividiamo la vita con i nostri Pokémon e la nostra felicità cresce man mano che diventiamo qualcosa di più grande. È per questo che possiamo lottare e fare scambi con chi vogliamo. Silenzio! Basta con queste chiacchiere! È così che cerchi di far apparire lo spirito come qualcosa di utile? Questa è ragione da semplici umani, che si illudono di essere assolutamente sicuri e felici. Le emozioni che si agitano dentro di me, rabbia, odio, frustrazione. Queste emozioni negative esistono a causa del mio spirito incompleto. Basta così, non la penseremo mai allo stesso modo. Ma vi prometto una cosa, svelerò i segreti del mondo. Con quel sapere creerò il mio mondo completo e perfetto. Un giorno vi sveglierete in un mondo creato da me. Un mondo senza spirito. Signori, spero che il doppiaggio vi sia piaciuto. Fatemi sapere voi. È perché esiste la tristezza che conosciamo alla gioia. Quando c'è rabbia, nasce la compassione. Torniamo a casa. Il portale dove c'era Giratina dovrebbe riportarci al nostro mondo. Le leggende dicono che Giratina stava sull'altro lato del nostro mondo, quindi a rigor di logica deve avere un legame con l'altra parte. Sì, andiamocene. Andiamo via! E siamo arrivati al... se non sbaglio era la fonte saluto che dov'era? È appunto dove potevamo trovare Giratina in Pokémon Diamante e Perla. Adesso... sì, devo andare al laboratorio. Quindi adesso cosa facciamo? Andiamo a casa, signori. Anzi, prima di tutto facciamo un attimo una cappatina a Giubilopoli. Perché mandiamo via, purtroppo adesso, scusatemi. Mandiamo via Riolu e prendiamo Giratina. Intanto curiamo prima tutto il team. Detto questo, signori, vi invito sempre a lasciare un bel like al video, condividerlo con i vostri amici se vi è piaciuto, e a trovare tutti i link utili per il canale, pagina Facebook, Instagram, Twitter, G2A Instant Gaming e tutto il resto, donazioni in descrizione. Mi raccomando, fateci un salto nella descrizione se vi fa piacere. E se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale. Sponsorizzate e mandate tutto al nostro amico, ai vostri amici, cioè, scusate. Ok, adesso vedrete che qua Giratina l'abbiamo nella forma standard. Per averlo nella forma sì, in quella maniera, che adesso non mi ricordo come si chiama, dovevamo riprendere uno strumento che si trova alla fonte saluto, che magari andrò a riprendere dopo, perché adesso non... dov'è la fonte saluto non me la ricordo sinceramente. Vabbè, questo è il parco lotto, non c'entra niente. Questa è l'isola ferrosa, vabbè. Poi ci andiamo, sentiero fonte. Ecco, dovremmo andare di qua. Vediamo se andandoci adesso riusciamo a prenderla, va? Allora, signori, praticamente adesso non posso... Cioè, io sono tornato alla fonte, ma non ci fa entrare Camilla perché dobbiamo prima parlare col professor Rowan. Allora, direi che per quest'altra parte è tutto, signori. Ci fermiamo qui, non voglio dilungarmi troppo. Spero vi sia piaciuta. Come detto, votate, commentate, condividete il video, iscrivetevi al canale e... Link utile in descrizione. Ci vediamo al prossimo episodio di Platino, signori, dove andremo avanti e forse andremo molto probabilmente alla città dell'ultima palestra. Così otterremo l'ottava medaglia. Ci vediamo, guys. Ciao!